Le chiedo subito se secondo lei il risultato più giusto dopo i 90 minuti dell'Adriatico. Per quello che si è visto in campo comunque il risultato ci può stare. Naturalmente c'è un po' di rammarico da parte nostra perché siamo passati in vantaggio, perché abbiamo tenuto bene il campo senza mai far diventare il Pescara pericolosissimo, tranne in una o due occasioni. Naturale, poi l'equilibrio. La partita venne messa in equilibrio da un calcio di punizione e negli ultimi minuti ci può stare tutto, perché comunque loro hanno una squadra di grande qualità, avevano tanto entusiasmo dopo il gol del pari, ci poteva stare tutto, però alla fine bene dai. Noi abbiamo fatto la nostra partita con le nostre armi, cercando di mettere in difficoltà il Pescara, soprattutto nel primo tempo ci siamo riusciti, lavorando molto tra le linee. Secondo tempo ci siamo un po' abbassati e soprattutto abbiamo dovuto cambiare perché loro sugli esterni hanno rischiato tanto, però andavano sempre tanto con le catene sia di destra che di sinistra. Proviamo ad analizzare la partita a Boscaglia, partita con pochi tiri in porta da una parte e dall'altra, quando l'avevate sempre abbastanza sotto controllo il possesso palla, anche il cambio gioco, cercare l'ampiezza del Pescara, forse avete un po' sofferto la qualità di Mascina e la gamba fresca di Cisco in quei 20 minuti. No, guarda, la partita sapevamo che comunque il canovaccio era questo, perché loro hanno un tipo di gioco un po' particolare, ma 4-3-3 classico, ma vanno moltissimo con le mezzali, con i terzini e con gli esterni d'attacco. Quindi le catene di gioco lavorano tanto con le punte che vengono incontro, con le mezzali opposte che partono, e quando non trovano spazio da una parte vanno dall'altra. Noi dovevamo aiutarci nella prima battuta con il play e nella seconda doveva aiutare lui il centrale di difesa e il play doveva buttarsi dentro, e credo che l'abbiamo fatto veramente egregiamente. Quando poi nel secondo tempo stanchi un po', abbiamo due giocatori fuori ruolo per infortunio, magari soffri un po', e lì abbiamo deciso di mettere due esterni, Schenetti da una parte. Dobbiamo sperare, perché comunque gli si è piantato il ginocchio, e vediamo. Quindi abbiamo dovuto, ripeto, mettere due esterni di ruolo, facendo giocare un po' di più Drudi e Scognamiglio, però Mascina sì, ha avuto, tra l'altro che un ragazzo che conosco, che ho avuto a Brescia, è un ragazzo che comunque è intraprendente, vuole sempre la palla, ha creato qualche difficoltà anche perché comunque noi eravamo abbastanza stanchi, però grosse problematiche non abbiamo avuto, tranne due o tre palle filtranti che abbiamo comunque controllato bene. L'unica cosa che potevamo fare, secondo me, qualcosa di migliore nelle ripartenze, invece abbiamo avuto poca qualità. L'Entella ha dimostrato anche a Pescara di essere una squadra difficile da affrontare, solida. Oggi avete subito tra l'altro il primo gol in questa stagione su punizione. Sì, tanto primo tempo doveva capitare ed è stato un gran gol, perché comunque il nostro portiere c'era quasi arrivato, ma la punizione è stata battuta bene. Ripeto, se dai spazio al Pescara, il Pescara o lo affronti alto e cerchi di rubare palla sopra, oppure ti devi abbassare un po' e fare densità in mezzo al campo negli ultimi 50 metri. Noi abbiamo pensato di affrontarla così, anche perché volevamo un po' di spazio alle spalle dei difensori per ripartire. Nel primo tempo, ripeto, l'abbiamo fatto veramente molto bene, ma anche nel secondo abbiamo rubato un sacco di palloni nei primi 15 minuti, ma non siamo mai riusciti ad innescare gli attaccanti. Ripeto, il nostro campionato sappiamo qual è, sappiamo quello che dobbiamo fare, quali sono i nostri obiettivi. Ci sono squadre super attrezzate rispetto a noi, che hanno speso anche tanto, e sappiamo che noi ogni partita è la partita della vita, quindi per noi la prossima è la partita della vita, sapendo che dobbiamo fare punti, perché il nostro obiettivo è sempre quello di inizio stagione, non cambia. Le chiedo un'ultima cosa: si aspettava in un centrocampo del Pescara, dove di solito c'è sempre tanta tanta qualità, l'esclusione di Mascina per Busellato all'inizio? Non è che Busellato non ne abbia qualità, nel senso che altre caratteristiche, però c'è da dire anche che ha giocato Castanos, che è un giocatore di grande qualità. È probabile che l'allenatore, secondo me anche giustamente, abbia pensato che, visto che c'era già la qualità di Castanos, ci voleva anche uno che corresse un po' di più. Però ripeto, sono situazioni che non conosco, non so. Ci può stare, quando vedi le formazioni avversarie ci può stare tutto. Quando prepari la partita devi pensare anche a questo, a prepararne una, ma nello stesso tempo due, tre nella stessa.